amici di Quattro Ruote TV, vi portiamo questa volta su un altro circuito straordinario, dopo Le Mans, quello di Spa, dove si disputa la 24 ore per vetture della categoria GT3, Le Gran Turismo. Tra i piloti che scendono in lizza c'è un personaggio straordinario, che è Alessandro Zanardi, e che racconta così la sua esperienza. Alex, come hai preparato la tua prima 24 ore? È la prima volta che fai una gara così lunga? Assolutamente sì, è un progetto che evidentemente ha, come posso dire, subisce un'evoluzione anche nel prepararlo una volta che si è acquisita una certa esperienza. Nel nostro caso è la primissima volta, però sono molto fiducioso perché ci siamo preparati fisicamente ma anche tecnicamente al meglio. BMW ha investito molto, non soltanto come risorse ma anche come tempo, come engineering, come si dice. C'è stato molto lavoro nel cercare di ottimizzare dei comandi che abbiamo idealmente concepito a Padova alla squadra, alla Roal di Roberto Ravaglia, ma che loro hanno ottimizzato dando a me personalmente dei dispositivi che mi consentono di guidare certamente al meglio delle mie capacità, e ai miei compagni di squadra Norbo dotati un'auto che è assolutamente priva di ogni tipo di compromesso, perché insomma la pedaliera, il volante sono assolutamente quelli standard e quindi necessari alle loro esigenze. Io guido l'auto spingendo il pedale del freno con la mia gamba protesica, e quindi ho bisogno di un pedale del freno abbastanza particolare che tenda ad intrappolare il mio piede protesico per non farlo andare in giro per l'abitacolo. Quindi BMW ha concepito una pedaliera adeguando appunto queste soluzioni tecniche ad esigenze diverse, una pedaliera molto particolare perché loro hanno la zona centrale con acceleratore a destra e freno a sinistra. Il freno è ancorato ad una barra che scorre sotto la pedaliera stessa e che va ad agganciare un secondo pedale del freno all'estrema destra, che è il mio. All'estrema sinistra c'è un poggiapiede di dimensioni abbastanza generose che mi serve per controllare lo slittamento del mio corpo durante le decelerazioni e anche le accelerazioni. Per guadagnare un pochettino di spazio e riuscire a ottimizzare il tutto, mi è stato chiesto di ridurre la dimensione del mio piede, quindi io in questa occasione particolare calzo questo piedino tipo Cenerentola, che ha appunto la particolarità di essere tra l'altro bucato, perché il pedale altro non è che un perno che si infila nel buco sotto il mio piede ed entra fino a metà della mia, chiamiamola, tibia protesica, facendo in modo che il mio piede non possa assolutamente andare da nessun'altra parte, ma che rimanga saldamente in sede. E quando facciamo il pit stop io non devo preoccuparmi di nulla, perché nel momento in cui esco questo tubo si sfila. Ti abbiamo visto prima della gara parlare con un gruppo di bambini disabili ai quali hai dato dei messaggi straordinari di forza di volontà e di possibilità di fare una vita quotidiana, passami il termine, normale. Questa tua esperienza credo che sia di grande aiuto per chi vive queste situazioni di disabilità. Io ho cercato di raccontare loro in un linguaggio che tra l'altro non è nemmeno il mio, perché comunque io in francese faccio un po' fatica, però credo di essermi fatto capire. Insomma, io ho voluto raccontare loro che io non ho nessun diritto di dare lezioni a qualcuno, non ho nessun diritto di sentirmi un esempio per nessuno, ma loro hanno il diritto di guardare altre persone e cercare degli esempi nelle altre persone, che è quello che anche io ho fatto durante il periodo più difficile della mia vita che ha seguito il mio incidente. Ebbene, facendo questo, cercando di trarre ispirazione dagli altri, da persone che avevano già fatto cose che io volevo tentare di fare, sono riuscito a rimettere a posto le cose e a trasformare anche quello che mi è accaduto forse nella più grande opportunità della mia vita, perché tutte le cose che sto facendo oggi sono più o meno direttamente connesse alla mia nuova condizione, e sto vivendo una vita nella quale mi sento assolutamente comodo. Quindi se io sono riuscito a far questo, tutti quanti hanno una possibilità perlomeno di progredire. Se hanno voglia e curiosità e desiderio di affrontare la vita con passione, di prendere ogni giornata come una buona occasione per raggiungere qualche cosa, ciò che stiamo facendo, ecco, in questo modo le cose possono accadere. Poi loro sono molto giovani, io auguro anche
a loro di avere la stessa fortuna che Alex Zanardi ha avuto, che è davvero tanta. Purtroppo la bella avventura di Alex, Timo Glock e Bruno Spengler è finita a una sola ora dal termine della gara per un cedimento meccanico quando l'auto lottava per l'ottava posizione. La BMW si è consolata con la vittoria di un'altra Z4 GT3, quella dell'equipaggio Katzburg, Palatala e Lur del team Mark VDS.